Fare i conti con l'ambiente, conferenza internazionale sulla sostenibilità, parliamo di idrocarburi non convenzionali, lo facciamo con Marco Sumini, a cui prima chiedevo, ma cosa ci fa Marco Sumini qui a parlare di idrocarburi, sapendo la tua estrazione, la tua affiliation, no? Che è un'origine nucleare, io mi occupo di nucleare, di centrale nucleare, ancora faccio didattica su questo ambito, e la ragione è semplice, nel senso che il nucleare è stato sempre criticato soprattutto dal punto di vista economico e dal punto di vista dell'impossibilità di una strategia economica globale in ambito energetico basata sul nucleare. Adesso lo stesso concetto, se vogliamo, ci viene riproposto a proposito degli idrocarburi non convenzionali, che vengono proposti soprattutto dall'amministrazione americana come la soluzione globale ai problemi energetici a livello planetario. Quello che in realtà poi emerge guardando proprio in casa americana ciò che sta succedendo è che questa strategia globale in realtà non esiste. Negli Stati Uniti abbiamo utilities estremamente frammentate, c'è chi ha centrali nucleari, c'è chi ha centrali a carbone, c'è chi ha centrali eoliche, c'è chi ha il mix nucleare carbone eolico, quindi un mix assoluto, c'è chi ha il gas. Ci sono strategie energetiche diverse che emergono in modo molto differenziato tra contea e contea, tra stato e stato, per cui per esempio risulta impossibile anche solo pensare al progetto del famoso gasdotto che porti gli idrocarburi dall'Alberta attraverso gli stati del nord-ovest americano fino al Golfo del Messico, dove stanno le raffinerie in genere costruite con i soldi sauditi. E questo quindi non c'è convergenza sulla costruzione dei mezzi di trasferimento di questi idrocarburi non convenzionali, non c'è convergenza a livello interno sulla possibilità di realizzare e sfruttare al meglio questi idrocarburi non convenzionali, sul loro impatto ambientale, quindi quella che viene propagandata come una strategia economica globale in realtà semplicemente non esiste. Grazie. Prego. Grazie a Marco Sumini e buona conferenza. Grazie. Grazie. Non è venuto bene.